Buonasera al nostro pubblico, al pubblico di Onda TV. Dopo la breve sosta pasquale, ripartiamo con la nostra rubrica di intrattenimento perché è diventata con questo target a tutti gli effetti Onda Strike. Saluto subito il nostro opinionista in studio Claudio Pacella. Buonasera Buonasera Claudio, Andrea, buonasera agli bentrovato. amici. Allora, si è definita la finalissima di Coppa Italia, ne Eh sì. parleremo alla fine. Insomma, si torna, siamo proprio alle battute finali, no? Di questo campionato che sembra già assegnato ad honorem, però è pur vero che poi bisogna centrare il risultato. C'è stata la pausa, 32esima, 33esima giornata. A che punto siamo arrivati, Claudio? Che come è cambiata? Che cosa si è smosso nella classifica, sia nella zona vertice che invece nella zona retrocessione? Dici bene, Andrea, è stato molto importante perché se noi parliamo sempre delle tre che si stanno battendo per il campionato, il Napoli ha avuto quella brutta battuta d'arresto a Firenze, è il pari con la Roma, ecco un punto con due partite, un tantino rispetto alle milanesi, qualche cosa l'ha persa. Le due sconfitte dell'Atalanta hanno detto che forse è finito il ciclo, con Sassuolo e Verona 0 punti e lo stesso Gasperini ha detto dobbiamo l'anno prossimo cercare di ripartire alla grande perché alcune assenze anche hanno determinato un campionato non all'altezza per come almeno ci aveva abituato l'Atalanta. Le due vittorie dell'Inter con lo Spezia e il Verona dopo la vittoria a Torino con la Juve, ecco che ha davvero dato diciamo, il pass all'Inter per contendersi con il Milan, credo, Napoli permettendo il campionato. Una vittoria un pari sia per il Milan che con la Juve, Torino e Genova per il Milan, Cagliari e Bologna per la Juve. Ecco, questo 0-0 forse della Juve con il Bologna dopo la sconfitta con l'Inter ha tolto definitivamente quel lumicino di speranza che c'era per la Juve di rientrare per la lotta al campionato, ma sarà sicuramente fra le prime quattro. Poi parliamo della zona calda, anche qui è stata importante queste due giornate, Andrea, come Ti dicevi. interrompo un attimo perché in caso di vittoria della Juve, cioè in caso di insomma, in caso di rimodulazione di questo VAR, che forse avrei rimorso, poteva cambiare lo scenario? Diciamo che per quanto riguarda la partita di Torino, forse ti riferisci a quello, ecco, un pareggio della Juve perché, ammettiamo, io l'ho detto anche in trasmissione, il rigore alla Juve ci poteva stare, un pareggio forse avrebbe più tolto all'Inter che dato alla Juve. La Juve doveva vincere, Andrea. Sì. Con il Con pareggio la non ha, vittoria si con una cambiava vittoria cambiava la tutto. mentalità, E sì, ecco l'approccio. chi che si scoraggiava l'Inter, ma saliva alla ribalta la Juve, non avrebbe più perso. Però questa Io è ne un'altra sono storia. convinto, Un'altra però storia questa è un'altra vissuta in storia, passato. evidentemente un altro campionato. Se no sarebbero repliche. Andiamo Esatto. avanti. Stavo parlando, Sì. sì, della zona calda dove effettivamente ancora le due sconfitte in questa 32esima e 33esima del Genova e del Venezia, la vittoria a Genova, ecco la grande sorpresa della Salernitana, vincendo anche il recupero con l'Udinese, questo si parla già di miracolo. Le due sconfitte della Sampdoria, qui ha deluso ancora il mister Giampaolo, appunto con la Salernitana e il Bologna, è una vittoria e una sconfitta per il Cagliari che deve stare attento perché noi abbiamo dalla Sampdoria in giù tutte squadre che possono davvero rischiare di retrocedere. Sampdoria a 29, Cagliari a 28 e il trio, finalmente la Salernitana, tu ricorderai, tutti Certo, avevano sì. già retrocesso in Serie B fino a qualche mese fa, ma abbiamo il Venezia, la Salernitana e il Genova a 22. A 5 giornate dalla fine, neanche il Cagliari, e ci sarà lo scontro diretto proprio nella prossima giornata, è sicura della salvezza. Ecco, questo come al vertice del campionato, fino all'ultima giornata si giocheranno per la retrocessione. È davvero un campionato, almeno, anche se non è grandissimo livello, ma molto molto interessante. Questo sì. Avvincente, allora vediamo che cosa succederà, quali sono le partite di cartello o comunque in scaletta per il prossimo weekend. La prima schermata, Claudio, di Sì. questa settimana, sempre improntata ovviamente sulla Serie A. Eh sì, la quindicesima di ritorno, appunto come dicevamo, si giocheranno le gare sabato, domenica e lunedì. Gioca ancora con noi Andreano. Inizia con Torino Spezia 1. Una classifica tranquilla per queste due squadre. Bene lo Spezia 33, manca ancora qualche punticino perché quest'anno sarà bassa la graduatoria per la salvezza. Qualcosa in più però ci si aspettava per il Torino. Io qui vedo 1x. Continua Venezia, Atalanta, gol. Queste sono due formazioni in difficoltà. L'ho detto, l'Atalanta sta perdendo anche il treno dell'Europa League. È ottava, 51 punti. Il Venezia ha raggiunto anche dalla Salernitana. È con un piede in Serie B. Deve stare molto, molto attento. E certo, se perde con l'Atalanta è più di un piede in Serie B. Over 1,5. Continua Andreano con Inter-Roma. Big match. E dice 2.
Gara molto importante appunto per tutte e due le squadre. La Roma in salute, che gioca per un posto in Europa, e un Inter che dopo la vittoria a Torino, come dicevamo, ha ripreso il giusto entusiasmo. Io vedo gol più over, perché Inter-Roma è sempre stata una partita di gol. Continua Andreano, Verona-Sampdoria 1. Con un Verona Corsaro sul campo di Bergamo 1-2, una brutta e pericolante Sampdoria, come dicevo, rischia davvero di essere coinvolta nella zona retrocessione a 29 punti. Però io qui gli do fiducia, perché non può perdere anche a Verona, x2. Salernitana Fiorentina, Andreano dice 2. E qui sono curioso davvero di vedere le due squadre più in forma di questo momento. Dopo Genova, con la Sampdoria appunto 1-2, la Salernitana vince anche a Udine con una Fiorentina a 13 punti. Nelle ultime 5 gare la Fiorentina sta andando molto molto bene. Qui vedo 1-2, continua Andreano, Bologna-Udinese, non gol. Un solo punto divide le due squadre, 39 l'Udinese, 38 il Bologna. Ormai salve, secondo me possono giocare senza particolari pressioni, e vedo X. Empoli-Napoli 2, seppur ancora con una classifica abbastanza tranquilla. L'Empoli non sa più vincere, Andrea, sono 4 mesi, 4 mesi che non vince una gara. Sai, non si ricorda più come si fa. Dal 12 dicembre, esatto, proprio a Napoli, 0-1, e con il Napoli giocherà appunto la prossima gara. Certo. Però io credo ci sia solo un risultato per la squadra di Spalletti. Anch'io come Andreano vedo il 2. Continua Genova-Cagliari 1. Ecco qui lo scontro diretto per la salvezza. Con la vittoria il Cagliari farebbe un bel salto in classifica a 31. Con la vittoria del Genova sarebbe proprio il Cagliari a rischiare nelle ultime giornate, come dicevo. Io qui comunque vedo l'X. Continua Andreano, Lazio-Milan, gol. Ecco l'altro big match, l'incontro Roma-Milano, Inter-Roma e Lazio-Milan. Il discorso è lo stesso che ho fatto prima, l'una per l'Europa, la Lazio, e l'altra per il campionato, il Milan. Anche qui vedo l'X. E conclude Sassuolo-Juve, X2. C'è stata una battuta d'arresto per il Sassuolo sconfitto a Cagliari, che per la Juve pari 1-1 con il Bologna, insomma non è stato questo il risultato che voleva mister Allegri. Ricordiamo la vittoria a Torino 1-2 proprio del Sassuolo, e questa è un'ulteriore motivazione di rivincita per la Juve. All'andata vinse appunto il Sassuolo. Gol più over. Seconda schermata, quella più insidiosa, Claudio, dei risultati esatti. Sì, ci dicono Genova-Cagliari 1-1, Lazio-Milan 3-1. Una bella vittoria. Beh, di mister Sarri, sarebbe clamoroso, clamoroso. Sì. E Sassuolo-Juve, ecco, di misura la Juve 1-2. Io dico Genova-Cagliari, e qui l'equilibrio secondo me e la paura fa da padrona, 0-0. Lazio-Milan 1-1, vedo un pareggio, sì. Appunto perché ho messo X. Sassuolo-Juve 2-2, un bel pareggio. 3-1 sarebbe davvero da PlayStation. Sì, però. Della Lazio sì. Metterebbe il Milan in grande difficoltà. Bravo, esatto. E chiudiamo con la schermata fiume dei marcatori. Sì, Lautaro Martinez, Caprari, Cabral, Insigne, Immobile, Vlahovic. Io metto solo un punto interrogativo a Insigne, e per il resto sì, ci possono stare tutti i giocatori determinanti per le loro squadre. Allora, chiudiamo parlando della Coppa Italia. Guai a chiamarla Coppa Minore, non scherziamo. Da questo punto con le no. Cose serie bisogna ribaltare quello che si è sempre detto. Basta vedere la finale. Nell'immaginario collettivo, ma soprattutto con quanta energia poi, insomma, è un titolo che si vuole conquistare fino alla fine. Sono rimaste Juve ed Inter, Juve Bar, qualcuno ha scherzato, no, dopo le ultime vicende. Però sarà un derby d'Italia nella finale. C'è l'unico precedente, l'ultimo precedente storico nel 1965. Cioè vuol dire che supercoppe ci sono state, ma Coppa Italia è vero, non è vero, anche se ne hanno vinte molte tutte e due. Vorrei capire, insomma, innanzitutto come ci arrivano, con quale mentalità, con quale approccio, no? È evidente che la Juve ha più interesse alla Coppa Italia, perché è l'unico trofeo a cui può ambire. Assolutamente. L'Inter, certo, dopo questo derby sembra non volerci rinunciare, e quindi facciamo una sintesi, Claudio. Intanto sono state due semifinali molto attese, sold out a San Siro, una serata veramente bella da vivere. Erano le due squadre, queste Inter e Milan, impegnate, come hai detto, certo, appunto, come sanno gli amici, anche in campionato. E diciamo che dopo lo 0-0 dell'andata, forse un pochettino in sordina, pensando nei 180 minuti che si risolvesse questa semifinale, valevano ancora doppi
il gol in trasferta, dunque era pericoloso per l'Inter che giocava in casa, un gol del Milan. Diciamo che ha visto da un lato un derby l'Inter cinica, concentrata, che ha scelto i momenti giusti in cui colpire e in cui difendersi. Ha ritrovato il suo attaccante forse più discusso da qualche mese, Lautaro Martinez, con due gol bellissimi, e poi l'ha chiusa in contropiede alla fine con Gosens. E ho visto anche un buon Milan, devo dire, giocando una buona gara, evidenziato però quelle lacune che da qualche tempo ha la squadra di Pioli, l'attacco. Poco incisivo, una difesa questa volta un po' distratta, il risultato lo dice, 3-0. Di solito i due centrali, Tomori e Calaluri, sono la forza di questa difesa che non prendeva gol da 7 gare. Questa volta ha trovato forse l'attacco dell'Inter molto più incisivo, un 3-0 meritato. Sicuramente, forse un po' pesante per la squadra di Pioli. Nell'altra semifinale, proprio per raggiungere questa finale del Derby d'Italia, come hai detto, abbiamo visto una Juve vincente il ritorno 2-0 dopo che aveva già vinto l'andata, però era molto difficile per la squadra viola, e anche se c'era stato un autogol, la vittoria della Juve, aveva giocato molto bene all'andata la Fiorentina, non meritava di perdere, però questa volta si è vista la squadra più forte, più decisa, come dici, verso la finale. Forse la Juve si è gettata anima e corpo in questa Coppa Italia, vista che al campionato è già da tanto fuori dai giochi. Beh, certo. E anche il fatto di uscire agli ottavi dalla Champions, forse tutta la squadra, l'allenatore, la società punta sulla Coppa Italia. Sarà una grande finale di Coppa Italia, Andrea, un derby d'Italia, e ci arrivano sicuramente l'11 maggio le due squadre più forti, almeno per quanto riguarda la Coppa Italia. In campionato forse fra le due la Juve è mancata. Sarà una rivincita per la Juve per questo 1-0 strappato nonostante il buon gioco. Certo è che poi il campionato va letto dalla prima giornata, non certamente poi, dal ritorno. Poi nella stessa stagione avere già una finale Supercoppa Italiana Inter Juve, una finale di Coppa Italia Inter Juve, signori, sicuramente è un bene per il ci sarà italiano. Una nuova finale Inter Juve, perché qualora l'Inter dovesse aggiudicarsi entrambi i titoli, comunque si rincontrerà con la Juventus. Esatto, quindi esatto. Avremo è insomma, vero torna. Che è tornato Milano con Inter Milan, però la Juve già è pronta per l'anno prossimo, credo. Adesso sta già lavorando sì, assolutamente. Con una prospettiva più ampia. Grazie per questa grazie sera. Andrea, grazie Andrea, grazie agli amici. Grazie al nostro pubblico, Onda TV, canale 90 del Digitale Terrestre. Buonasera a tutti.